Dogmeat, tesoro, che stai facendo? Beh, perlomeno sembra che tu ti diverta. Non prego, quella, che animazione! Certo che al banco da lavoro di cose da creare ne ho veramente tante. Ma per ora mi limito solo alle cose utili. Bene allora, è il momento di dirigersi a Diamond City, il gioiello del Commonwealth. Vieni Dogmeat, andiamo. So che effettivamente negli scorsi episodi alcuni mi hanno chiesto di non parlare come una donna, ma ehi, perdo l'immersività in questo. E quindi mi tocca parlare con questa voce, non è un problema per me, credetemi. Ma nel caso volete che io parli con questa voce, con questo bel corpicino, per me non c'è alcun problema, eh? Mi piace scoprire sempre posti nuovi, soprattutto quando sono pieni di gente simpatiche. Madonna mia, dove sei? Eccoti, maledetto. Bastardo. Ce ne sono altri? Che poi, voi vi lamentate della mia voce femminile, però... Nei momenti in cui non serve, mi metto di nuovo a parlare con la mia voce. Ehi là? Ah, buongiorno! Porca troia, c'è rimasto malissimo, mi sa. E qui cosa abbiamo? Un crash! Fantastico! Riproviamo ad entrare, magari stavolta abbiamo più fortuna. Sì, decisamente molta più fortuna. Cosa cavolo è questa roba? Sono dei funghetti blu. C'è anche un filo di radiazioni. Wayne Gorski. Ma chi diavolo è? Roccia. Ah, è un'arma. Porca troia. È un'arma. No, ti prego, fammela vedere. Dove diavolo è la roccia? Eccola qua. Quella, quante radiazioni, vabbè. Nuka Cola Extreme. No, aspetta, aspetta. Viene definitivamente segnata sulla mappa. Ok, grazie. Questa sarà la mia ultima annotazione. Ti ringrazio. Beh, forse è il momento di uscire da qui allora. Ulla. Ma perché tutti quanti saltano in questo gioco? Qualcuno ha bisogno di una mano per alzarsi? Sto rumore incredibilmente inquietante. Ehi, cosa hai trovato? Dove vai? Aspetta. Cos'hai trovato, Dogmeat? Scusami. Cos'è? Ah, ti sei trovato la roba da metterti. Guarda. Proprio perché sei stato bravo. Proprio perché sei stato bravo te li do. ti stanno bene, ti stanno bene. Ma guarda. Mi sa che ho trovato anche uno zaino. Fantastico. Dov'è? Eccolo qui. Postman Mailbag. Ok. Lo ammetto, sono un po' pieno di roba, ma togliendo i pezzi giusti... Wow, sto proprio bene. Sono proprio un postino coi fiocchi. Bravo Dogmeat. E qui c'è la tana dei ratti talpa. Dove siete, maledetti topastri? Eccovi qua, santo cielo. Vi ammazzo tutti ora. Qualcun altro? Anche un nucleo di fusione, grazie. Qui c'è del gas che fuoriesce. Un'esplosione di troppo e faremo boom. Bastardo, si è nascosto all'ultimo. Una cassaforte. Vediamo cosa ci troviamo dentro. Niente di eccezionale, ma ehi, sempre meglio di nulla. Cos'hai trovato ancora? Dove sei? Dove vai? Ah, hai trovato qualcosa. Bravo Dogmeat. Hai trovato un arco. Bravissimo cagnolone. Bravo cane. Vediamo cosa possiamo fare con questo arco. Possiamo cambiare il tipo di frecce. Ma quello penso che... l'esplosiva fa un bel po' di danni. Ma quello penso che posso farlo benissimo anche con il tasto appropriato. Posso cambiargli il tipo di componenti. Il mirino. Mettegli il leggendario. E mettegli il peso. E visto che siamo saliti di livello, allora è meglio iniziare a prendere roba che ci permetta di craftare. Ad esempio, armaiolo fanatico delle armi. Io farei armaiolo. Ulla.
com'è professionale tutto ciò. Posso... sì, a parte che vabbè, questo probabilmente è stato un errore, ma posso anche recuperarle. E posso cambiare le munizioni? Allora, in teoria sì, ma non so effettivamente se funziona. Però posso configurarlo da qui. Ecco qui, perfetto. Ora posso cambiare il tipo di munizioni, se ce li ho. Guardami, Dogmeat, sono un postino. Ma che tra l'altro in tutto ciò non ho visto neanche cosa fa questo nuovo oggetto. Aumenta la portata di 10. Ok, niente di eccezionale, però meglio di nulla, no? Ehi là, buongiorno, sei un mercante? Oh, ti conosco a te. Carla, ciao. Carla, scusami, Carla. Ehi là, sei qui per fare acquisti? Derubarmi o solo per chiedermi indicazioni per Diamond City? Tutte e tre vale come risposta? Sto solo cercando l'amore. Sto solo cercando amore, dolcezza. Ragazza. Io però vedo la mucca. Sei capitata nel posto sbagliato allora. I miei giorni da innamorata sono passati da un pezzo. Lo immagino. Ora solo il bramino, vero? Hai fatto sorridere una donna anziana e non è facile. Se vuoi acquistare qualcosa, ti farò lo sconto. Grazie, Carla. Hai detto qualcosa su Diamond City prima? Prima hai detto qualcosa a proposito di indicazioni per Diamond City? Indicazioni? Ti pareva. Prosegui finché non vedi lo skyline. C'è un Mr. Andy lì. Troverai il verde gioiello del Commonwealth, entro i confini della città. Quest'area è sottoposta a legge marziale per ordine della governatrice provvisoria Graham. Chi? Sappiamo che degli infiltrati cinesi sono all'opera in questa zona. Per favore, esibisci un documento di identità. Ti avviso, se non rispetti questa richiesta, sono autorizzato all'uso Carla, di forza letale. Aspettami, è finita 200 anni fa. La grande guerra è finita da più di 200 anni. Questo è proprio quello che dicono le spie. Ok. Perfetto. Aiuto. Carla, helpami. Carla. Merda! Carla, fa qualcosa! Uccidiamoli tutti! Bastardo robot, lascia stare il mio cane! Maledetto! Mamma mia, al pelo ce la siamo cavata. Carla, hai qualche steampack? Anche in sconto mi va bene. Carla, di nuovo tu? Sei qui per fare acquisti? Sei tu che te sei andata. Hai anche nuclei di fusione, allora sei fornita. Nuka-Cola Cherry, Nuka-Cola, Nuka-Cola Quantum, Nuka-Cola Wild, Nuka-Cola Lob e Nuka-Cola Twin. Wow, hai dei gusti incredibili. E anche i Radban, fantastico. Eccoli qua. Minchia, 138. Ok, forse è meglio che mi tengo i miei. Ti ringrazio, Carla. Certo, non mi aspettavo che le cose sarebbero state facili, ma non mi aspettavo neanche che mi avrebbero cercato di uccidere subito. Vediamo qua sopra cosa si nasconde. Fantastico, degli steampack. E la Sunset Salsa Pariglia. Sì, santo cielo, grazie. Oh, bellissimo. Il mondo ora sorride un po' di più. Sunset Salsa Pariglia, santo cielo. Oh, grazie, Import. Avevamo un accordo, Trudy. Attenzione. Molla la roba, ce lo devi. Non vi do un cazzo a voi spacciatori. Lo sapete cosa ha fatto quella merda a mio figlio? Li ha comprati di sua iniziativa, Trudy. Non è colpa nostra se ci è rimasto sotto. Non costringetemi a venire lì a spararvi in testa. Forse qui sta succedendo qualcosa di brutto. Forse è meglio intervenire. Ma che... Oh no, l'albero l'ha parata. Dannazione. Il mio braccio. Colpita in testa. Santo cielo, ti sei salvata per un pezzo di albero, donna. Dove è andato il tipo? O forse... Ah, ecco, è morto dissanguato. Fantastico. Tutto a posto qui? Ehi là. Ah, non vedo l'ora che i corvi inizino a mangiare il suo cadavere.
Ecco, questi sono per te. Di nulla, signora. Ora, se hai bisogno di comprare qualcosa, il mio negozio è aperto. La ringrazio. Penso che però... Sto solo dando passo un'occhiata. Dopo. Posso rubarle questi? Soliti metodi antisgamo. Prendi, porta via e nasconditi. C'è un corvo con qualche piccolo problema deambulatorio. Non c'è più il corvo. Tutto bene, Trudy? Non ho rubato nulla, hai visto? Ehi là, tossico, come va? Ehi là. Basta con il jet, lo giuro. Bravo, così si fa. Per fortuna che in Fallout 4 non esiste il karma. Se no sarei stata proprio una ragazzaccia. E comunque l'arco è un'arma fighissima. L'unica pecca di questa mod purtroppo è la terza persona. Però se giochi in prima persona... Questa è porta ardua, peccato. Però se giochi in prima persona... Che te lo dico a fare, è bellissimo. Sintonizzati con la frequenza militare. Perfetto, siamo arrivati esattamente dove volevo. Peccato che dovranno aspettare un pochino. In questo mondo ho imparato che prima ti fai gli affari tuoi. Poi forse se hai tempo ti fai gli affari degli altri. Oh, predoni? No, mercenario. Ah, una carovana. Fammi vedere che cosa vendi. Leila, vuoi commerciare? Smiling Larry è qui per te. Ah, beh certo, Smiling Larry. Commerciamo allora. Commerciamo. Smiling Larry ha quello che cerchi. Non ripetere garantito. Il tuo nome, per favore. Beh, in realtà non è che avessi molto, Larry. Visto che il ponte è alzato, Dogmeat, ci converrà... Dogmeat? Dove sei? Cane? Eccoti qua. Ehi, qui. Dicevo, visto che il ponte è alzato, Dogmeat, ci converrà passare per il fiume. Tanto l'acqua non mi sembra alta. Il più è che mi sembra estremamente radioattiva. Quindi... una nuotata veloce e fuori dall'acqua subito. E là, che è successo? Un saccheggiatore, ma pensa un po'. Visto che non ho molte munizioni... mi conviene comunque fare attenzione. Ma che sta succedendo? Perché è diventato invisibile per un attimo? Quella, la testa. Ma perché non faccio danni? Santo Dio. Ma vieni qua che ti... t'ammazzo. Ecco qua. Santo Dio. Siete più resistenti di me, eppure scappate? Ma sono così spaventosa io. Ehi là, tutto bene? Non è finita. Ah, ma a te ti manca un... A te manca un braccio. A te mancava un braccio. Ah, mi ricordo queste strade. Una volta erano molto popolate. Adesso sento solo degli spari. Che gioia. E anche dei crash. Benissimo. Chissà chi è che sta combattendo. E tu cosa diavolo sei? Aggressione in corso. No, merda. Ho colpito la persona sbagliata, scusami. Non volevo. Questa volta te la caverai con una pertinenza. Scusami, mica volevo colpire te. Volevo colpire quell'altro. Lo vedo. Ve la siete cavata alla grande, vedo. Mi scusi, non muori dalla voglia di combattere contro dei mutanti, Direi che è comprensibile. Lo so. Mi scusi per la freccia. Non volevo tirargliela. Si è messo in mezzo all'ultimo. Ulla, aspetta. Quello è pericoloso. Non avevo scelta. Non avevi scelto, ho fatto tutto io. Fatto tutto io qua. Oh, grazie, una mini nuke. Non so se lei o era suo fratello gemello. Guardi, mi scusi ancora per la freccia, Niente rancore. Bel fucile, amico. Questa sembra l'indicazione giusta. E questa sembra una fogna. Salve. Che significa che non puoi siamo arrivati. Smettila di scherzare, Danny. Sono qui allo scoperto, porca puttana. Ho ordine di non farti entrare, Piper. Mi dispiace, faccio solo il mio lavoro.
fai solo il tuo lavoro. Mi scusi? Proteggere Diamond City significa tenermi fuori? È così? Oh, guarda, è la temibile reporter. Mi scusi, dovrei entrare. Il sindaco McDonagh è davvero furente, Piper. Dice che l'articolo che hai scritto scusa, è pieno di menzogne. Scusa, ti sposti, Dogmeat? E la città è in agitazione. Apri subito, Danny Sullivan. Io vivo qui. Non potete chiudermi fuori. Mi scusi, ho capito che c'è dei problemi con la legge, ma io dovrei entrare. Mi scusi, Posso... Vuoi entrare a Diamond City? Sì, direi proprio di sì. Arrivo proprio ora, ma... Sì. Reggimi il gioco. Certo, certo. Che hai detto? Ah, hai detto che sei di Quincy. Hai abbastanza mercanzia da rifornire il mercato per un intero mese? Ah. Già, già. Hai sentito, Danny? Vuoi aprire e farci entrare? O vuoi spiegare personalmente a quella pazza di Mirna perché non sono arrivati i suoi rifornimenti? D'accordo. Non c'è bisogno di farne una questione personale, Piper. No, direi dammi proprio di no. Farai meglio entrare prima che Danny scopra tutto. Prima tu, allora. Prima tu. Non aspettavo altro. Ehi là, salve. Chi ti ha fatto entrare? Avevo detto a Sullivan di tenere chiuso quel cancello. Sotto la diffamatrice agitatrice di folle. Il livello di disonestà del tuo giornale. Farò smontare le vostre macchine tipografiche per recuperarne i pezzi. McDonagh. Sindaco tiranno censura la sta. Perché non chiediamo al nuovo arrivo? Sostieni i giornali? Perché il sindaco minaccia di buttare nella spazzatura la libertà di parola. Sì, la libertà di stampa. Ho sempre creduto nella libertà di stampa. Non volevo trascinarti in questa discussione, no. Sembri adatta a vivere a Diamond City. Ti do il benvenuto nel prima vorrei vedere com'è del Commonwealth. Sicuro, felice, un luogo in cui arrivare, spendere i propri soldi e stabilirsi. Ah, pensavo andarsene. Non farti convincere del contrario da questa giornalista da quattro soldi. D'accordo? Certo, però non è stato un grande benvenuto. Non è stato un grande benvenuto. Ti ha beccato, McDonagh. Sembra che non tutti si lasciano conquistare da quel tuo sorriso da squalo. Ora, sei qui in città per qualche motivo particolare? Sto cercando una persona. Sto cercando una persona. Stai cercando una persona? Chi? Un bambino, rapito. Un bambino? Rapito. Hai detto rapito? Ebbene, McDonagh, la sicurezza di Diamond City indagherà al riguardo. Che mi dici di tutte le altre segnalazioni di rapimenti che state non ignorando? Non ascoltarla. Da. Sì, lasciala parlare questa qui. A seguire tutti i casi aperti, sono sicuro che potrai trovare aiuto. Diamond City dispone di ogni genere di servizio. Uno dei nostri grandi cittadini troverà sicuramente il tempo per... Guardi, aiutarmi. Lo spero a questo punto. Sa chi può aiutarmi? Il sindaco di una grande città deve conoscere tutti. Chi può aiutarmi? Mi dispiace di non avere tempo per altre domande. Sono un uomo dovrei impegnato. Aumentare il mio carisma. Goditi la tua permanenza nella nostra bella città. Certo. La sicurezza di Diamond City non può dedicare un agente alla ricerca. Voglio la verità, McDonagh. Qual è il vero motivo per cui la sicurezza non indaga mai ne sui rapimenti? Ne ho abbastanza, Piper. Da questo momento tu e tua sorella siete avvisati. Sì, continua a parlare, fuori, McDonagh. Non sai fare altro. Un grosso benvenuto a Diamond City dal sindaco. Già. Che onore, Già, già. Ascolta, devo andare a sistemarmi, ma... passa dal mio ufficio più tardi. Ho un'idea per un articolo perfetto su di te. Va bene, ti ringrazio, Piper. Dogmeat, che diavolo stai facendo? Beh, vediamolo il verde gioiello del Commonwealth. Wow! Che città splendida, McDonagh! Leggete l'articolo! I sintetici che succede? Stanno le persone. Che sta succedendo lì? È davvero umano? Leggete l'articolo! Ma... Oddio! Altri vampiri! Ma che diavolo sta succedendo? Perché ovunque vado ci sono dei vampiri? Buongiorno! Wow!
Che colpo! Hai visto McDonagh? Ho già salvato il tuo paese dai vampiri. Ehi, è tua sorella? Ehi, piccola, come vanno le vendite del giornale? Beh, le macchine si stanno surriscaldando. Quel motore si romperà presto se non lo cambiamo. Dici così da settimane e continua a macinare. Beh, prima o poi si romperà allora. Tanto. Devo tornare in ufficio. Se vedi qualche politico infuriato che viene da noi, fa un fischio. Perché? C'è qualche problema? Parte? No, nessuno. Giornale omaggio per i nuovi arrivati. Se l'istituto vi rapisce di notte, almeno noi vi abbiamo avvertito. Ok. Con chi posso parlare per trovare una persona scomparsa? Caschi male. Qui a Diamond City nessuno prova a cercare la gente scomparsa. Se scompare qualcuno significa che è coinvolto l'istituto. E nessuno vuole attirare l'attenzione dell'istituto. Sei proprio sveglia però. Sei una ragazza sveglia. Qui in città c'è qualcuno che non ha paura dell'istituto? Beh, c'è il detective Mr. Nick Valentine. Non ha paura di nulla. E tu sei una ragazza molto intelligente. Quello è lui. Grazie, mi sei stata di grande aiuto. Grazie, mi sei stata di grande aiuto. Ricorda, l'istituto è tra noi. È tra noi l'istituto. Ehi, qua c'è un altro scheletro. Ma non è uno di quei vampiri. Cabalistic Reanimate. Forse è un loro minion? Può essere? Oh, non so se fosse un loro minion, ma di sicuro quest'arma l'apprezzo. Beh, ti ringrazio, Cabalistic. Cardiomancy, Blood Bolt. What? Cosa diavolo è? È una magia questa! Abbiamo appena rubato delle magie ai dei vampiri? Wow! Quest'arma è di un pacchiano incredibile, ma è bellissima. Santo cielo, è un coltello falcetto. Non vedo l'ora di usarlo allora. Visto Dogmeat, siamo qui a Diamond City da meno di 5 minuti e già abbiamo ottenuto dei regali. Hai letto quell'articolo del Public? I sintetici potrebbero essere ovunque. Ma io non so neanche cos'è un sintetico. Certo che Diamond City è proprio enorme. È un intero stadio fatto a città. Come fai a mangiare quella robaccia? C'è solo una cosa, non è nulla, ma in città è arrivato uno che sosteneva di aver captato una richiesta di soccorso proveniente dalle rovine di Camelot. Troppe persone che mi parlano. Wow, certo che questo posto ha davvero un che di incantevole comunque. Oh, e ho trovato una chiave. Una chiave abbandonata è una chiave che io posso rubare, no? Questo posto invece sembra molto rosso. Sì? Ma che bel posto gioioso! Sembra che succedano cose molto divertenti in queste zone. Ah! Capisco che genere di cose succedono in queste zone. Questo genere di cose succedono qui.